Buon pomeriggio a tutti, io sono Arianna, come ha già anticipato la nostra collaboratrice, e sono qui appunto grazie al progetto di alternanza che l'associazione Polaris tiene da diversi anni con il nostro liceo, il liceo Gian Domenico Cassini, e sono qui per presentare il dottor Paolo Calcidese, che oggi terrà una conferenza intitolata Moon, panorami lunari dalla Terra e dallo spazio. Due parole sul nostro relatore: è laureato in fisica all'Università degli Studi di Milano e ha insegnato fisica presso l'Università di Verres in Val d'Aosta per il Politecnico di Milano. Attualmente è un ricercatore e responsabile per la didattica e la divulgazione presso l'Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Val d'Aosta. È un esperto di nuclei galattici attivi e ha pubblicato diversi libri, tra cui possiamo ricordare Gateway to the Sky, un viaggio per immagini nel cosmo, volumi 1 e 2, e Moon, la grande avventura, che è uscito appunto quest'anno. Da ricordare anche un articolo che ha scritto per la prestigiosa rivista Nature, dove appunto parla di una sua importante scoperta scientifica nel suo campo di studio. Nel 2015 ha contribuito alla fondazione del gruppo locale CICAP, ossia Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze della Val d'Aosta, di cui è attualmente presidente. La conferenza si tiene nell'anno del 50° anniversario della conquista della Luna, e quindi ripercorreremo le fasi salienti del programma Apollo e tramite immagini in alta definizione fornite appunto dallo stesso relatore visiteremo da vicino tutte le zone dell'allunaggio. Inoltre si parlerà in generale del nostro satellite naturale, della sua morfologia fisica e chimica e, se necessario, si confuterà nuovamente la teoria del complotto che riguarda l'allunaggio. Prima di passare la parola al nostro relatore, un brevissimo avviso. A tutti coloro che lo desiderassero sarà possibile ottenere uno sconto per la visita della mostra Amore, Passione e Sentimento da Aiezza Cremona e Previati. Il biglietto sarà ridotto a 8 euro anziché 10 e sarà valido fino al 6 gennaio 2020, ossia data del termine della mostra, che si terrà appunto qui al Palazzo della Meridiana. Quindi io ho finito con le informazioni che volevo darvi e passo la parola a Paolo Calcidese. Grazie a tutti di essere qui presenti per questa conferenza e grazie ovviamente al gruppo Polaris che fa tutte queste belle cose, fortunatamente, ed è per quello che scrivo questi libri, proprio per fare diffusione della cultura scientifica nell'ambito astronomico. Loro lo fanno egregiamente anche facendo queste conferenze, quindi vi ringrazio per l'invito. E di cosa parliamo questa volta? Parliamo di Luna. Io sono venuto qua a fare una conferenza sui buchi neri, perché sono un ricercatore che studia i buchi neri supermassicci nel dettaglio. E come mai un ricercatore che studia buchi neri scrive un libro sulla Luna? Perché? Ovviamente la mia passione per il cielo nasce fin da piccolo e l'ho sempre osservato, l'ho sempre guardato con piccoli strumenti finché non ho fatto il lavoro che ho fatto. E ho dovuto osservarlo il cielo, però spesso l'ho fotografato. E da qualche anno ormai, da un decennio, la sua fotografia ha fatto dei passi da gigante e quindi mi sono appassionato alla fotografia astronomica e ho sempre fotografato il profondo cielo. Tutti i libri che ho scritto utilizzano l'immagine, la bellezza dell'immagine per spiegare l'astronomia e i concetti scientifici che ci stanno dietro, ma sempre nell'ambito del deep sky, del profondo cielo. Poi, essendo il 2019 l'anniversario del 50° anniversario dell'allunaggio, ho detto proviamo a fare due scatti sulla Luna, vediamo come vengono, e mi sono assolutamente innamorato della Luna. Cioè, se mi chiedete oggi facciamo una foto insieme, io vi dico fotografia la Luna, non una nebulosa, una galassia. È incredibile, di una bellezza veramente rara. E quindi ho cominciato a fare delle immagini inedite ad alta definizione. Una volta che le ho ottenute, ho detto perché non scriverci anche qualcosa. Quindi trovate questo piccolo libretto che è uscito con la casa editrice del Capricorno, Edizioni Express, ha 50 immagini inedite della Luna, e attraverso queste immagini racconto un po' che cos'è la Luna e cosa sono state queste missioni Apollo, cosa che vedremo anche adesso durante la conferenza.
mi gioco il jolly subito, così vediamo da che parte dobbiamo andare a parare durante la conferenza. C'è qualcuno che crede che non ci siamo mai andati sulla Luna? Se c'è, lo dica o taccia. Vado tranquillo, perché di solito a queste conferenze poi viene fuori qualche macello, ma andiamo tranquilli. Ok, allora, per riuscire a comprendere che cosa è successo 50 anni fa, dobbiamo prima capire che cos'è la Luna nel dettaglio, cioè vediamo qual è il target che l'essere umano ha raggiunto dopo anni e anni incredibili di prove e di studio, così riuscite anche a comprendere al meglio quali sono state tutte le difficoltà. Allora, sicuramente la Luna voi l'avete vista ad occhio nudo, facilissima da osservare, vi suggerisco di farlo spesso se c'è in cielo, di osservarla ad occhio nudo anche con un piccolo binocolo, perché regala dei panorami fantastici. E di cosa vi siete accorti subito così guardandola? Delle macchie che c'ha. Quindi ha delle zone più scure e delle zone più chiare. E poi un'altra cosa che sicuramente avete notato tutti. È sempre uguale. Esattamente. Ci mostra sempre la stessa faccia. Okay? Non avete mai visto la faccia dietro. Okay? Esiste la faccia nascosta, non il lato oscuro, quello è un'altra roba. Okay? O la faccia oscura, come dicono. Perché chiamarlo oscuro porta a un pregiudizio, cioè se ho fatto un test e ho chiesto a tante persone se secondo loro il sole raggiunge la faccia oscura, cioè se batte il sole dall'altra parte della Luna, e tanti rispondono di no, assolutamente sì, okay? È solo che la Luna ha un periodo di evoluzione, di rotazione intorno al proprio asse, intorno alla Terra, che coincidono, quindi ci dà sempre la stessa faccia a meno di pochissime percentuali. Però esiste anche l'altro lato, è completamente caratterizzato e ovviamente c'è anche lì la luce solare che ci arriva. Però, come diceva il signore, sono delle macchie scure. Allora, possiamo subito identificare due zone ben precise della Luna, che sono quelle più chiare e quelle più scure. Quelle più scure si chiamano mari, non perché ci sia l'acqua, è un refuso dell'antichità ovviamente, e poi ci sono gli altopiani, le terre emerse invece, che sono quelle più chiare. La differenza di colorazione, diciamo di sfumatura di grigio, è data dal fatto che cambiano completamente la composizione chimica tra le parti che chiamiamo mari e gli altopiani. Nel senso che nelle parti dei mari ci sono elementi più pesanti, quindi che hanno un basso albedo, si dice, una bassa riflettività, quindi riflettono meno la luce proveniente dal sole, mentre negli altopiani questa cosa non accade. Come mai sono più scuri quei grossissimi bacini? Come mai hanno gli elementi più pesanti? Perché in quegli enormi bacini sono stati ricoperti dalla lava. Anche la Luna aveva, miliardi di anni fa, era operativa, adesso è, fatto di passare il termine, un sasso, abbastanza inerte, ok? Ma prima era operativa, c'era della lava nella crosta sottostante. Non sono processi dovuti a vulcani, c'è qualcuno, sono riuscito a fotografarne 5, sono difficilissimi da fotografare i domi lunari, ma quei pochi vulcani che ci sono sulla Luna non possono aver fatto quello. Questo è dovuto da un'altra fenomenologia, cioè impatti con asteroidi di notevoli dimensioni che hanno spaccato la crosta lunare ed è fuoriuscita la lava che c'era sotto e ha riempito questi enormi bacini. Tutta la morfologia, tutta la geologia lunare è determinata da impatti meteorici, okay? Impatti di oggetti che arrivano dallo spazio, quindi da piccoli fino a oggetti molto grandi. Qui vediamo nel dettaglio qualche fotografia che ho fatto per il libro. Questo per esempio è il mare delle Crisi, un enorme bacino appunto che è stato completamente sommerso dalla lava. Ci sono altri piccoli crateri all'interno dei mari, questo vuol dire che sono crateri più giovani, qualcosa che un impatto che è avvenuto dopo il primo processo che ha completamente inondato la Luna, quella parte di Luna. Questo è il mare della Serenità, in prossimità del mare della Tranquillità, dove poi è atterrato, si è posato Apollo 11. E quindi vedete questi panorami incredibili che nascondono tantissimi dettagli. Allora, tenete conto che ci stiamo osservando una morfologia di un oggetto che si trova, è l'unico satellite naturale della Terra e si trova a 384.000 km di distanza, ok? Quindi noi vediamo questi craterini e diciamo, beh sì, sono dei buchetti, buchini, no, sono degli oggetti veramente grandi, okay? Qua si parla di decine, anche centinaia di chilometri di estensione del diametro del cratere, ok? E migliaia anche per i mari, quindi sono oggetti veramente enormi, grossissimi.
Questa è una zona molto particolare della Luna, che è la parte sterminale degli Appennini, che finisce col cratere Eratosthene, che vedete lì. E qui già uno scoop, ora vediamo nel dettaglio, la vedete questa piccola riga che c'è qui? Questa si chiama Rima Hadley, e già siamo, adesso col proiettore non si vede proprio ad altissima definizione, ma qua siamo a un particolare subchilometro, cioè da Terra c'è fotografato un qualcosa, un particolare che è più piccolo di un chilometro di grandezza, e in prossimità di questa rima, precisamente in questo punto qui, è atterrato Apollo 15. Poi dopo lo vediamo nel dettaglio. Quindi, oltre ai crateri, che qua ne vediamo tre epici che probabilmente tanti di voi conoscono, è volutamente esasperata l'immagine per farvi vedere bene un particolare che adesso vediamo, c'è Copernico, Keplero e Aristarco, lassù in alto, con questa sorta di triangolo, e è stata l'ho esasperata apposta l'immagine per farvi vedere queste cose qua, che si chiamano le iecta, queste righe che vedete, questi getti più bianchi che vedete uscire, i grigiastri, sono sostanzialmente il materiale che è stato espulso durante l'impatto, indipendentemente dall'inclinazione che aveva l'oggetto impattante, ottenendo una certa morfologia, una certa forma di cratere, e tutto come quando il sasso cade sulla superficie liquida dell'acqua, per esempio, che vengono fuori gli schizzi, questa è la stessa cosa, ma il materiale lunare. Questo è fondamentale, perché durante l'impatto, che è devastante, il materiale lunare viene completamente polverizzato. Grazie. E questa polverizzazione è stata un grosso problema per gli astronauti, perché tutta la Luna è coperta di una polvere finissima, di una sabbia finissima, che si chiama regolite, che è molto complessa da tenere sotto controllo, perché è finissima, e in più viene fuori da un processo di impatto dove si è sviluppato un calore molto potente, e quindi anche cristallizzata, quindi molto tagliente, molto fine e molto tagliente. Poi dopo vediamo quali sono i problemi che ha portato. A parte, ecco, per avere un'idea, questi sono 98 km, okay, 98 km. Quindi cominciate a pensare di arrivare con un'astronavina, un veicolo spaziale che ha un diametro di 4-5 metri, okay, mostruoso, vedete, trovarsi sotto quella roba lì. Aristarco è un cratere molto particolare, lo potete vedere benissimo ad occhio nudo quando la Luna è quasi piena, appena prima della fase di Luna piena. Lo vedete molto bene perché è il cratere più luminoso che esiste sulla nostra Luna. È il cratere che ha un albedo in assoluto maggiore di tutti gli altri, quindi molto ben visibile. Sappiate che per qualcuno lì c'è una base aliena. Aristarco è tenuto sotto controllo parecchio dagli ufologi, perché lì suppongono che succeda questo. Quello che succede in alcune fotografie, qua non si vede tanto, ma in alcune fotografie sembra effettivamente che ci sia una cupola sopra questo cratere, è un effetto simile di pareodoria, cioè è come quando guardate le nuvole e vedete il cavallo alato, il cagnolino, quello che volete, ok? In realtà è un gioco ancora più complesso, ottico. Il cratere ha una forma così particolare, non si vede bene da queste immagini, però vedete che ha un fondo un po' particolare con queste righe nere che si dipartono. Ecco, in alcune foto, per un gioco di prospettiva, questa parte che è il fondo del cratere viene fuori, quindi sembra che sia una cupola. È la stessa giochino che si può fare, avete mai fatto, con il cestellino del tappo dello spumante. Prosecco, no, si deve tanto prosecco, ma nessuno sapeva questa cosa. Prendete il cestellino e stappate, vedete, fate quello che volete. Poi prendete il cestellino che ha, prendendolo dal picanello, dal pezzettino di ferro che esce, voi avete un cerchio più grande davanti e quello di là più piccolo. Se voi lo fissate, a un certo punto quello più piccolo dietro viene davanti, e potete anche muoverlo e sbarrellate un attimo, ma è solo un gioco di... Okay. La stessa cosa succede con i crateri. I crateri spesso il fondo viene fuori e quindi vi sembra che sia 3D, che sia... E succede con tanti crateri, ma con lui notevolmente, fotografato in un certo modo sembra proprio una calotta. Quindi... Vabbè, questa è un parentesi così da alleggerire. Altre immagini intanto vi racconto. Quindi abbiamo visto i mari, abbiamo i crateri, tantissime tipologie di dimensioni e forma, abbiamo i canyon, abbiamo le rime, abbiamo le montagne, abbiamo gli Alpi, gli Appennini, abbiamo le paludi, i laghi,
cioè c'è una nomenclatura incredibile sulla Luna per riuscire a dare i nomi a tutti, tutti la geologia, i particolari che ci sono. Si sono utilizzate tutte le terminologie che giustificano la geologia terrestre, ma la natura è completamente diversa. Cioè qua tutto quello che vedete è determinato dal patto asteroidale meteorico, okay? Da impatti. Per esempio c'è questo famosissimo muro qui, questa è una depressione proprio che è più alta da una parte e meno dall'altra. La Luperecta. Quindi c'è un po' di tutto. Perché solo impatti? Perché non si può formare una montagna e può cambiare aspetto negli anni? Perché questa cosa non può accadere? Non c'è l'atmosfera, non c'è l'aria, non c'è l'acqua, non c'è nessun agente che possa in qualche modo far formare qualcosa o deformarlo col tempo, ok? Ecco, sembra banale, però non c'è l'atmosfera. Provate a pensarci un attimo. È un macello, adesso dobbiamo andare lì e non c'è l'atmosfera, e in più c'è un altro particolare: la gravità è un sesto. Sembra banale, ma riuscire a gestire con il cervello umano che è abituato a lavorare con un certo tipo di muscolatura e di ossatura a questa gravità, lavorare a un sesto di gravità è veramente complicato. Infatti, gli astronauti le prime volte quando sono arrivati hanno fatto dei macelli pazzeschi. Se guardate le immagini, sono ridicoli. Perché non riescono a stare in piedi, voi pensate di camminare a un sesto di gravità e prendere dentro un sasso o qualcosa, vi viene ovviamente da fare così, no? Se va fatto così, a un G va bene, ma a un sesto di gravità se fate così è finita nel fondo, okay? Quindi voi reagite comunque come se fosse sulla Terra, ma ovviamente a un sesto di gravità è molto più complicato. L'unico modo che hanno trovato poi per muoversi è il mitico salto del canguro. Quando vedete gli astronauti che fanno fino così, non è che lo fanno, è l'unico modo che hanno trovato per riuscire a muoversi in modo decoroso senza fare dei voli pazzeschi. Questa è una zona della Luna molto bella, che ho fotografato in diversi periodi della Luna, sia crescente che calante, perché è un panorama incredibile. Su in alto c'è il cratere Plato, e poi qua, ovviamente arrivando dalla Valle d'Aosta, non potevo non fotografare la Valle Alpina. Queste sono le Alpi lunari, che sono subito collegate poi agli Appennini lunari. Qui c'è anche il Monte Bianco, abbiamo anche il Monte Bianco, solo è un diametro alla base di 25 km, così vi fate un'idea di che cosa stiamo parlando. Quindi partendo da Plato abbiamo le Alpi, poi sotto tutta la parte degli Appennini che abbiamo visto prima, altri crateri interessanti tipo Clavius. Clavius è un cratere che è stato utilizzato spesso anche nella fantascienza, come anche Plato. Vi ricordate Spazio 1999? Sì. Ecco, pochi sanno che la base dove partivano le Aquile, base Alfa, base Luna, base Alfa, era all'interno di Plato, quello che abbiamo visto prima. Dentro Tico c'è la base del monolite di Odissea, adesso non ricordo più quale è il è la base polmonolite che trovano lì, non mi ricordo, dopo lo controlliamo. Quindi tornando alla Luna, gravità l'abbiamo detto, non c'è l'atmosfera. Il fatto che non ci sia l'atmosfera determina, a parte che non si può respirare, un altro grosso problema: che temperatura c'è sulla Luna secondo voi? Se c'è la Luna c'è freddissimo, se non c'è. Esattamente, dove abbiamo la parte di Luna irradiata dalla luce solare, fa incredibilmente caldo, cioè parliamo di 140-150 gradi sopra lo zero, anche di più. E invece nelle zone dove non batte il sole andiamo incredibilmente sotto zero, okay? Anche più di 100 e passa gradi sotto zero, ma non c'è l'atmosfera, quindi non è distribuita questa differenza di temperatura. Se voi siete sul pianeta Terra, siete al sole, fa più caldo, all'ombra fa un po' più freddo, okay? C'è un qualcosa che... Quindi se tralasciamo quel minimo di dispersione dovuta alla riflessione del terreno lunare, per dire, l'astronauta che è messo così al sole davanti sul petto deve sopportare 180 gradi e sulla schiena 150 sotto zero contemporaneamente. Se sulla Luna mettete una mano all'ombra dietro un sasso, il gradiente termico è impressionante, perché non c'è qualcosa che distribuisce la differenza di temperatura. Quindi questi sono tutti particolari dovuti al tipo di oggetto astronomico
che viene preso in considerazione, e gli astronauti hanno dovuto tener conto, non solo loro, ma i progettisti e tutti quelli che hanno lavorato alle missioni lunari, a tutte queste caratteristiche. Questa immagine mi piace parecchio perché, a parte avere una definizione notevole, si vede molto bene il fondo del cratere, c'è un antepiton, è stato quello fotografato proprio in modo tale che le ombre fossero molto radenti, perché questo qua che sembra un sassolino in realtà è una montagna di tutto rispetto, se non ricordo male sono 2700 metri d'altezza. E qui abbiamo anche questi oggetti che sono i crateri fantasma, che sono crateri molto più antichi che sono stati poi sommersi dalla lava ed è rimasto fuori solamente come degli atolli la piccola parte del contorno del cratere. Quindi abbiamo anche i crateri fantasma. Ecco, in questa immagine è un mosaico che fatto si vede tutto, si vede dalle Alpi, la Valle Alpina, poi parte da tutta la pendenza Appennini, arriviamo ad Aristarco, Eratostene e Copernico. Quindi questa qua è una zona molto interessante della Luna, sia dal punto di vista scientifico, sia anche dal punto di vista degli allunaggi, perché lì in mezzo a quel delirio è atterrato Apollo 15. Però se dobbiamo andare sulla Luna, magari per la prima volta scegliamo un posto più tranquillo. E infatti andiamo a vedere a breve che cosa è stato scelto e perché è stato scelto quello. Intanto abbiamo sulla Luna anche i promontori, tutte queste immagini le trovate sul libro. Qui abbiamo Plato, con la riva Plato, fotografato in modo tale che si vedano piccoli crateri all'interno. C'è qualcuno che fa fotografia astronomica o fotografa la Luna qui, e su, e più. Allora posso dirlo, tra noi che invasati di fotografia, quando ci mandiamo le foto uno con l'altro e diciamo guarda come è venuto bene Plato, no, non si vedono i craterini. Allora, se non si vedono i craterini dentro non è una bella immagine, ok? Ci perdiamo, ci divertiamo così. Cioè, in particolare, fotografare la Luna lo possono fare tutti perché sta lì, fotografarla in un certo modo, nelle condizioni. Se iniziate a fotografare la Luna, mi raccomando, tenete conto della turbolenza dell'aria. Se l'aria è turbolenta, cioè se guardando dentro il telescopio la Luna si muove un po' troppo, andate a dormire. Non provateci neanche, è inutile. Okay? Bisogna avere assolutamente delle condizioni di cielo perfette per poter fotografare la Luna. È molto più facile fotografare una galassia o una nebulosa che fotografare per bene la Luna. Qui abbiamo anche dei promontori, come avete visto. Quindi, noi abbiamo a che fare con un oggetto che si trova a 384.000 km di distanza, che ha un senso di gravità, dove non c'è l'atmosfera, è un posto assolutamente ostile, inospitale alla vita, e dobbiamo arrivarci. Perché dobbiamo arrivarci? Allora, nel libro non sono entrato nei dettagli che trovate un po' da tutte le parti, l'Unione Sovietica, gli Stati Uniti, la Guerra Fredda. Sappiate che non hanno fatto la Terza Guerra Mondiale, fortunatamente, e se la sono giocata così, okay? Che arrivava prima sulla Luna, meno male. E gli americani erano assolutamente indietro, i sovietici erano incredibilmente avanti. I sovietici erano quelli che avevano già spedito una prima sonda nello spazio, lo Sputnik, erano quelli che avevano mandato già un primo essere vivente nello spazio, la mitica cagnolina, che doveva sopravvivere 4 giorni, ma per un problema è morta prima, comunque è arrivata nello spazio. Gli sovietici hanno mandato il primo uomo nello spazio, Yuri Gagarin. Hanno mandato la prima donna, hanno mandato le prime sonde sulla Luna, le missioni Lunik. Lunik 3 ha anche orbitato intorno alla Luna e ha fotografato per la prima volta nella storia dell'umanità il lato nascosto della Luna. Quindi i sovietici avevano fatto tutto. Cosa avevano fatto nel frattempo gli americani? Col primo razzo che avevano costruito si erano alzati di 2 centimetri. I sovietici facevano tutto di nascosto, poi dicevano che cosa avevano fatto. Gli americani, sono americani, sempre fatto così, tutti invece telecamera per tutti, okay? Quindi tutti hanno potuto vedere i disastri delle missioni spaziali americane. Nel momento in cui i sovietici erano arrivati più o meno a quel livello, gli americani si erano alzati ben 2 centimetri dal suolo, poi il missile era esploso. Okay? Allora che cosa succede? C'è un certo presidente, un certo Kennedy, che dice noi tra 10 anni, lo dice nel 1958, se non sbaglio, 53-58, dice entro il 1969 noi andiamo sulla Luna. Non esisteva ancora niente, non esisteva neanche la NASA, era appena nata proprio, nasce proprio per quello, per la missione Apollo. Gli Stati Uniti cosa fanno?
mettono in piedi un progetto che prende il nome di Mercury, poi un progetto che prende il nome di Gemini, dopodiché da Mercury e Gemini, dalle vittorie di Mercury e Gemini, nasce il programma Apollo. Perché gli americani ce la fanno e i sovietici che erano così avanti non ce la fanno? Perché nel 1969, con una roba incredibile che vi faccio vedere, siamo arrivati lì, e oggi con la tecnologia incredibilmente evoluta che abbiamo non ci siamo ancora più ritornati? Queste sono le domande che mi avreste fatto dopo, perché io non so dire la risposta. Allora, per dare una risposta perché gli americani ce la fanno e i sovietici no, è un po' complessa, ma vedo di non perdere troppo tempo. Bisogna tornare alla Seconda Guerra Mondiale. C'era un ingegnere incredibilmente bravo, un certo von Braun, okay? Qualcuno magari lo conosce perché ha fatto i film con la Walt Disney, in realtà è un comandante dell'SS, okay? Lui è però un ingegnere molto bravo e costruisce il missile V2. Il missile V2 è un missile per distruzione di massa, okay, gigantesco, che riesce a portare una bomba di, se non mi ricordo, 500 kg sulla punta, e vola a velocità ultrasoniche. Quindi cosa vuol dire? Che una volta lanciato ti arriva la bomba addosso, non te ne accorgi neanche, non lo senti arrivare perché è ultrasonico, e poi senti che arriva, okay, ma ormai sei andato. Quindi è un'arma micidiale, però è un razzo di una potenza pazzesca. Sono morte più persone a costruirlo dei morti che ha fatto lanciandolo, perché ovviamente l'SS utilizzavano i portati e li facevano lavorare in condizioni incredibili per riuscire a costruire questa arma. Che cosa accade? Siamo alla fine della Seconda Guerra Mondiale, in qualche modo questo gruppo geniale di ingegneri, ovviamente finita la guerra, che cosa fanno? Si arrendono anche loro, però gli americani e i sovietici si rispartiscono. Qualcuno va con gli americani, qualcuno va con i sovietici. Vengono cancellati quelli che vanno, tra cui von Braun, negli Stati Uniti, vengono cancellato il loro passato, nel senso che viene detto sono dei civili, non sono dei comandanti del SS, che cancellano tutto, sono dei bravissimi ingegneri, lavorano per noi e cominciano a lavorare con gli americani. È lui che costruisce, dopo tutti questi disastri di alzarsi solo di 2 centimetri, il Saturno 5, progetta lui Saturno 5, cioè il razzo che ancora ad oggi è la macchina più potente in assoluto che l'essere umano abbia mai costruito, okay? Che è il razzo vettore, dopo lo vediamo nel dettaglio, che porterà gli uomini sulla Luna. Dall'altra parte gli altri ingegneri continuano dalla parte sovietica, nel blocco sovietico, okay? Però anche loro vogliono arrivare alla Luna, ma non ce la fanno, perché oltre a un razzo potentissimo che è in grado di portare un bel po' di peso in orbita terrestre, ci vuole anche qualcosa che piloti di tutto quanto, e non basta l'essere umano per fare una cosa del genere. È necessario avere a bordo un computer. Esisteva il computer? Sì, non ci stava in questa stanza, okay? Era composto da moduli, il più potente era composto da moduli come su un frigorifero, aveva circa 20.000 valvole e dialogava con l'utente tramite schede perforate. Puoi metterlo su una navicella spaziale e se devi dire al volo al computer, all'astronave, rallenta un attimo, devi stare lì a fare una scheda perforata e infilarla dentro. Non puoi far partire delle valvole con un razzo, cioè viene distrutto tutto. Quindi che cosa si fa? Perché loro ce la fanno? Perché inventano il computer. Cioè utilizzano il circuito integrato, quello che ancora oggi noi usiamo. Viene inventato il primo computer miniaturizzato, chiamiamolo così, una scatola di 60 x 30 x 17 cm, e viene messo sul modulo di comando e uno sul modulo di allunaggio. Adesso entriamo nel dettaglio di questa cosa. Per fare tutto questo, da una parte ci sono i sovietici che sono capitanati da una persona che cercano di fare qualcosa. Dall'altra parte c'è uno sforzo corale organizzato dalla NASA di 400.000 persone che lavorano al progetto Apollo. Quindi quando mi viene detto ma sì, hanno fatto così, boom, sono andati su, no, 400.000 persone ci hanno lavorato, hanno inventato il computer, e in più non è che si parte a contare da 11, Apollo 11 sì, è atterrato sulla Luna, ma incominciamo a contare da 1, okay? E prima c'è stato anche il missile di Mercury e Gemini,
quindi si parte da Apollo 1. Apollo 1 non esisteva neanche in realtà questa, questa sigla, era una sigla un po' più complessa. Apollo 1 è un disastro, che in Apollo 1 tutte e tre, tutti gli equipaggi erano composti da 3 astronauti, in Apollo 1 tutti e 3 muoiono, sono gli unici morti, le uniche 3 persone che muoiono, l'unica persona che muoiono nel programma Apollo, però fanno subito, Apollo 1, non partono neanche, si siedono al loro posto, in cima al, al raggio Saturno 5, si chiudono dentro la capsula per fare solo delle prove di trasmissione con la base a terra. Scoppia un incendio all'interno della capsula, purtroppo dopo erano sistemata questa cosa, ma l'atmosfera controllata era fatta di ossigeno all'interno della capsula e quindi muoiono bruciati vivi. Apollo 1, quindi la missione Apollo ovviamente è già finita, abbiamo già avuto 3 morti, che facciamo? Andiamo avanti, non siamo neanche alzati dal suolo. Chi lo deve fare si assume le proprie responsabilità, si continua ad andare avanti anche il ricordo di queste 3 persone e il programma continua. Viene chiamato Apollo 1 per ricordare queste 3 persone. Abbiamo Apollo 2, 3, 4, 5 che in realtà non esistono neanche, sono altre sigle. Comunque partiamo da Apollo 7 e con Apollo 8 abbiamo qualcosa di incredibile, perché con Apollo 8 la destinazione per la prima volta è l'orbita lunare e abbiamo a bordo delle persone che fanno la prima orbita lunare. Quindi con Apollo 8 abbiamo degli esseri umani che vedono il lato nascosto della Luna, quello che aveva fatto prima la sonda spaziale Luna 3. Poi abbiamo Apollo 9 e Apollo 10, che sono ancora missioni che vanno a fare simulazioni sempre più raffinate di quello che poi sarebbe stata l'operazione dell'allunaggio. Non basta accendere i motori e partire. Adesso vedrete, vi faccio vedere, ci sono tantissimi stadi, tantissime parti che in qualche modo si devono parlare, dialogare e funzionare in modo dettagliato. E con le missioni Gemini, gli americani hanno fatto vedere che erano in grado di fare i rendezvous, i cooking, cioè il fatto di riuscire a andare in orbita, collegarsi a un altro modulo, cambiarsi da un modulo all'altro, staccarsi, cioè fare manovre di questo genere con più sonde, più mezzi nello spazio. Perché dovevano dimostrare di poterlo fare? Voi avete idea della velocità a cui si va quando si è in orbita? La Stazione Spaziale Internazionale, per esempio, in orbita viaggia più tra i 400 e i 500 km dalla superficie terrestre e va a 28.000 km orari. 28.000 km orari! Cioè vuol dire che in 90 minuti la Stazione Spaziale fa un giro intorno alla Terra, 90 minuti a 500 km di distanza. Quindi voi dovete immaginare di essere su una sonda che viaggia a 28-29.000 km orari e dover agganciare un'altra orbitando intorno alla Terra, ok? Quindi una valanga di difficoltà e in più la necessità, come è successo e come fanno anche adesso la Stazione Spaziale Internazionale, Luca Parmitano, che è il comandante della Stazione Spaziale, per la prima volta l'italiano è lì apposta per fare questo, e ieri è stato fatto per la prima volta da 2 donne insieme, non da sole come è stato scritto nei giornali, se c'è qualcuno che magari ha letto la notizia, da sole, cioè senza il maschietto di fianco, no, l'hanno proprio tradotta male in italiano, ok? In inglese era un'altra cosa. Per la prima volta 2 donne sono a fare un EVA, cioè un'attività extraveicolare. Un EVA è che cosa che fanno anche gli astronauti sulla Luna, è quando l'essere umano, che sia uomo che sia donna, esce dalla struttura che lo ospita ed è fuori nello spazio. L'unica cosa che in qualche modo lo tiene in vita è la tuta spaziale. Ora, quando fate un EVA, un'attività extraveicolare della Stazione Spaziale Internazionale, o come è stato fatto anche in viaggio verso la Luna o in ritorno, voi viaggiate a 28.000 km orari. Non vi accorgete di niente. Siete sul sistema che viaggia a 28.000 km orari. Nel vuoto, non è che uscite, diciamo, una brezza che... Ok? Guardate. Ma se pensate, siete lì che lavorate tranquillamente fuori in modalità extraveicolare e una micrometeorite di 2 mm vi colpisce, voi venite colpiti da un oggetto di 2 mm che va a 28.000 km orari, cioè se non mi ricordo male 11 o 14 volte più veloce di un proiettile che esce da una canna di cucina. Okay? Quindi un oggettino di pochi millimetri perfora da parte a parte un astronauta, un oggetto grosso come un bullone del lotto distrugge la stazione spaziale. Okay?
Quindi è un posto incredibilmente ostile, tenete mente anche di tutte queste difficoltà per comprendere che cosa sono riusciti a fare queste persone. Allora, per riuscire ad arrivare, la prima cosa che si fa è si sceglie il luogo della destinazione sulla Luna. Per Apollo 11 erano stati selezionati 5-6 luoghi, 5-6 posti, e poi è stato scelto una parte del Mare della Tranquillità. Lo dice già il nome, lo tranquillo, vedremo che poi non è stato proprio così. Però certo non li faccio atterrare dentro il cratere Copernico o Clavius o in mezzo alle Alpi e agli Appennini. Quindi, come si fa? Bisogna partire dalla Terra e bisogna andare sulla Luna. Bene. Qual è il problema? Io accendo il razzo e punto verso la Luna. Che faccio? Guido e vado verso la Luna? No. Perché cosa fa la Luna intanto? Si sposta. Quindi il sistema di navigazione, di riferimento, non è che ci vogliono 70 ore di volo per arrivare sulla Luna. Ovviamente il computer che era stato costruito appositamente fa tutti i calcoli opportuni per far sì che arrivi a destinazione la navicella spaziale dopo 70 ore a 384.000 km di distanza con un errore più o meno di un chilometro. Questo aveva fatto, no? Quindi partono, la Luna sta qua, ok? Loro partono ma vanno di qua, cioè non la guardano neanche la Luna, non la vedono nello blocco, perché loro devono andare dove la Luna sarà dopo 3 giorni, ok? Quindi qual è il sistema di riferimento che possono utilizzare? Il sistema di riferimento che viene utilizzato dal computer di bordo di Apollo è l'unico sistema inerziale che conosciamo, cioè le stelle fisse. Quindi montano a bordo della navicella spaziale un giroscopio che lavora sugli assi XYZ, tiene sotto controllo la sfera delle stelle fisse, hanno a bordo un sestante e un telescopio, quindi come quando si navigava, okay, alla scoperta delle nuove terre, anche loro vanno a scoprire qualcosa di assolutamente nuovo, perché mai nessun uomo era mai atterrato sulla superficie di un altro corpo celeste. E quindi grazie a questa tipologia di funzionamento del computer di navigazione riescono a raggiungere con quella precisione il luogo dove dopo 70 ore si va a trovare la Luna. È tutto praticamente automatico. Lì c'è anche una piccola diatriba, cioè chi aveva progettato tutto aveva detto mettiamo queste 3 persone super soldati, che in realtà erano persone normalissime, dopo vi dico anche 2 o 3 cose sulle persone, li mettiamo su questi 3 seggiolini, li spariamo lì, il computer guida e arrivano dove devono arrivare. E loro dicevano, no, pilotiamo noi, ma scusa, cioè ci mettiamo lì e facciamo le scimmiette, basta, che devono sedersi e schiacciare al massimo un pulsante rosso che sito abort, no? Quindi si fa una via di mezzo, ok? Però, siccome il sistema è inerziale, se voi guardate le immagini, è fantastico, mi è stato chiesto più di una volta, loro partono dalla Terra e cominciano ad andare, poi se guardate cosa stanno facendo dentro la navicella spaziale, uno controlla dei dati, l'altro fa una fotografia, l'altro legge, e quindi mi è stato chiesto, ma chi sta guidando? La risposta più giusta è, sta guidando Newton. Loro non stanno facendo nulla, perché tanto il computer li porterà ad una distanza, con una certa velocità, una distanza tale, poi magari Davide lo spiegherà meglio per le maree gravitazionali, a una distanza tale dopo la quale vieni catturato necessariamente dalla gravità lunare. Quindi, mentre prima orbiti intorno alla Terra, poi sparato ad una certa velocità con il giusto angolo e quant'altro, arrivi ad essere catturato dalla gravità lunare. Sta guidando Newton, non sta guidando nessuno. Okay? Come si fa tutto questo? Si fa utilizzando il razzo più potente che l'uomo abbia mai costruito. Questo è il modello precedente al razzo Saturno 5, che è il razzo Saturno 1B, che però era molto grande, ma aveva la capacità di portare in orbita solamente meno peso di quanto in realtà doveva andarci. Saturno 5 invece ce la fa. Allora, voi dovete immaginarvi questo mostro qua. Come ve lo faccio immaginare? Sono 111 metri d'altezza, ok? È un grattacielo di 30 piani, più o meno. Pesa 3.000 tonnellate a pieno carico e nel momento in cui si accende consuma 13 tonnellate al secondo di combustibile liquido, ok? Di tutto questo che vedete, gli astronauti sono qua.
Ok, di una capsula che è grossa 6.8 metri cubi. Dal punto di vista di volume, io ci sono entrato in una riproduzione fedele e mi è venuta l'ansia. Con gli studenti lo faccio, con voi magari non vi faccio sdraiare per terra, ma immaginate di prendere, facciamo un esperimentino? Ma sì, dai, voi tre mettetevi qua seduti qua davanti, con le sedie, con le sedie. Ah no, ma io sono ancora a terra. No, vabbè, non smontiamo tutto. Ok, girate di là, facciamo l'esperimento. Non vi faccio mettere per terra, che di solito con lo schienale a terra, poi le parsiamo di là. Così, così, guardate il pubblico. Uno, due, tre. Le due vicine. Sì, come eravate seduti lì? Qua. Ok, quelli vicini. No, così capite bene. La capsula, è il finestrino, l'oblò è qui. Ok, un oblò è qui. Qui davanti, a questa distanza, voi dovete immaginarli sulla schiena. A questa distanza hanno l'interfaccia del computer, la pulsantiera e tutto quanto. L'altro oblò è qui, ok? E la cupola è alta così, ok? Loro sono girati così, quindi qua davanti hanno l'ombelico, cioè quella parte che li collega all'EM, che è il modulo di allunaggio, che è una capsula ancora più piccola perché ne ospita solo due. Okay, quindi questo è il modulo di comando. Sono lì sopra. Adesso si accendono i razzi, loro accusano 4G, cioè un'accelerazione devastante, 4 volte superiore all'accelerazione di gravità. Infatti la faccio da partono. Adesso devo far vedere qualche immagine, vi faccio rimandare a posto, ma voglio che stiate qua solo per fare un esperimento. Supponiamo di essere già in orbita, dopo torniamo a tutto il resto. È una domanda che tanto vi farete. Siamo in orbita, 3 giorni per andare, 3 giorni per tornare, qualche ora sulla Luna. Sì, sì, sì. Bravissima signora. Peggio, la pipì è facilissima. A un certo punto a Tiglio, perché conosco lui, devo andare in bagno a Tiglio. Che facciamo? Esco. Più o meno, sono 7 giorni di viaggio. No, non la fa addosso. C'è una procedura NASA per fare la pupù. Posso tenerlo alla fine? Ma ve lo spiego alla fine? Ok, la pipì è facile, la pupù. Quindi capite, siete 3 persone dentro questo spazio incredibile, pilotati da un computer grosso 60x40 cm che ha la potenza di un oggetto che avete sicuramente tutti in casa. La potenza del computer di bordo che ha portato gli uomini sulla Luna ha la stessa potenza di calcolo di un oggetto che sicuramente avete in casa, che avete tutti? Cellulare, telecomando della televisione, ok? È quella, ok? Un computer di questa potenza sta portando queste 3 persone sulla Luna. Partono. A 56 km di quota, c'è circa 2 minuti di volo dopo, il terzo stadio si stacca. Se volete potete anche tornare lì, poi capiamo come si va in bagno. Era solo per farvi capire, cioè, sentite voi tre che state andando in quello spazio lì, state andando verso la Luna. Quindi si accendono questi razzi qua, questo qua è con Brown, di fianco a questi mostri che vedete, che sono i 5 razzi che si accendono del primo modulo, del primo stadio del Saturno 5. Dopo 56 km della superficie terrestre, il primo stadio non serve più, viene abbandonato, quindi si stacca. E si accendono gli elettrorazzi del secondo stadio, che li porta ancora più in alto, li porta a circa 186 km, se non mi ricordo male. Doveva finire sto coso. Le missioni Apollo sono incredibilmente poco ecologiche. Questo non può essere recuperato, viene abbandonato nelle profondità dell'oceano ancora adesso. Tutte le volte il raggio Saturno 5 deve essere ricostruito ex novo, ok? Niente può essere recuperato. Hanno recuperato alcuni motori. Sì, ma non per utilizzarli, solo per vedere cosa gli era successo. Si accende il secondo stadio, li porta in orbita di parcheggio. Cosa vuol dire? Che li porta in un'orbita sicura intorno alla Terra, da cui poi devono prendere lo slancio per andare verso la Luna. Apro una parentesi,
adesso qua già quasi andate un'ora, se vi siete stufi e vi vedo alzare e andare fatelo pure, non mi offendo, però sono due o tre cose che devo dire che è necessario. Siamo in orbita di parcheggio, c'è stato qualche complottista che ci ha riprovato ancora e ha tirato fuori il concetto, ho voluto fare un po' il fisico della situazione, ha tirato fuori il concetto di velocità di fuga. Allora, la velocità di fuga è quella velocità che deve avere un oggetto per scappare dal campo, lo dice la parola fuga, ok? Dal campo di gravità terrestre, ma poi cosa deve fare? Una volta che è scappato dal campo di gravità terrestre, perseverare nel suo moto per l'eternità senza propulsione. Noi non volevamo perdere nello spazio gli astronauti, li volevamo parcheggiare in orbita per poi mandarli sulla Luna. Perché questo complottista si è attaccato a questa cosa? La velocità di fuga dalla gravità terrestre di 11,2 km al secondo, cioè se io lancio questo oggetto torna giù, ma se gli imprimo una velocità di 11 km al secondo questo per sempre andrà in giro per lo spazio, ok? Bene, dati NASA, la velocità che raggiunge Saturno 5 non è 11,2 ma è inferiore, è 10,8. Allora qualcuno ha detto, ecco, lo dice addirittura la NASA, che non possono essere andati sulla Luna perché non hanno raggiunto la velocità di fuga. Ma nessuno voleva raggiungere la velocità di fuga, perché non volevamo perdere per l'eternità gli astronauti. Giustamente è stata utilizzata una velocità un po' inferiore per portarli in orbita terrestre, ok? Quindi stanno lì, si stacca anche il secondo stadio e si parte con la propulsione del terzo stadio verso la Luna, ok? Qui adesso succede una cosa incredibile, è uno dei momenti più drammatici della missione, perché la punta del Saturno, a parte proprio la puntina questa qui che è la, in realtà è già espulsa dopo una ventina di secondi dal lancio perché è il modulo di salvataggio, quindi se non viene utilizzato si stacca, questo qua è solo il modulo di comando, ma il modulo di allunaggio, dove sta il LEM, è dentro il terzo modulo, il terzo stadio. Quindi loro a 28.000 km orari devono cominciare a fare quelle manovre di cui parlavamo prima. Quindi devono staccarsi col modulo di comando, girarsi, andare dietro, davanti al, girarsi su se stessi e rientrare con la punta nel terzo stadio e agganciare il LEM ed estrarlo. Okay? Poi viene abbandonato anche il terzo stadio. A quel punto dei 110 metri di raggio ci sono 4 più, sono 7 metri se non sbaglio del modulo di comando più 4 metri del modulo d'allunaggio. Quindi sono 10 metri di roba che vanno a 28.000 km orari inesorabilmente guidati dal computer verso la Luna. 70 ore di volo. Bene, facciamo un mini riassunto per entrare più nel dettaglio. Queste sono tutte le missioni, tranne una ovviamente, che è Apollo 13. L'anno prossimo è l'anniversario di Apollo 13, un fallimento di grande successo. Non ce l'hanno fatta, ma sono tornati tutti a casa lì, uno sforzo corale di una quantità di persone, e loro hanno fatto delle robe micidiali, veramente micidiali, per riuscire a tornare a casa lì. E comunque, Apollo 11, la zona del lunaggio. Adesso la vediamo nel dettaglio, qui ci sono solo una visione globale di tutte le zone che sono state esplorate, come vedete pochissimo è stato esplorato dalla Luna, c'è ancora tantissimo da fare, adesso ne andiamo a vedere bene nel dettaglio per ogni missione, quindi Apollo 11, 12, 14, 15, 16, 17. Chi non è informato e chi si fa affascinare dalla teoria del complotto, spesso in modo abbastanza anche emotivo, carico di emotività, una differenza tra la persona che parla come me dell'allunaggio e la persona che invece vuole esasperare il complotto, cioè, la differenza è proprio, sono carichissimi di emotività, non so perché, anche ultimamente mi hanno accusato di dire determinate cose perché sempre nello stesso modo dicono la solita stupidaggine, scusate il termine, ma se ci siamo andati perché non ci siamo mai più ritornati, ma scusate, ma, cioè prima di risponderti vai a leggerti due cose, poi torni e ne riparliamo, perché ti basta veramente leggere due cose per sapere che ci siamo già ritornati. Siamo già ritornati 6 volte, 7 se Apollo 13 non falliva, quindi ci siamo già ritornati. L'affermazione se ci siamo andati perché non ci siamo mai ritornati è una stupidaggine, inventati qualcosa di più, okay? Perché ci siamo già tornati. Comunque, andiamo a vedere nel dettaglio che cosa succede. Qui abbiamo
Non mi ricordo, non ho chiesto, ce l'abbiamo l'audio? Spero di sì, se no uso le... sì, perché HDMI. Oh, allora, partiamo. E che cosa accade? Che finalmente, dopo 70 ore di volo, noi abbiamo i 3 astronauti, che di cui conoscete tutti i nomi, giusto? Tranne i signori qua davanti non devono dire niente, perché ho capito che sono informatissimi. Come si chiamano gli astronauti? Neil Armstrong, Edward Buzz Aldrin, Michael Collins. Michael Collins non segue ormai nessuno, ok? Il libro inizia volutamente con una lista di nomi. Sono tutti gli astronauti della missione Apollo, nessuno li conosce, ok? Tutti conoscono Armstrong, ok? Ce n'è. E prendiamo loro 3. Allora, di tutte le missioni, 3 astronauti, ce n'è uno che si fa tutto il suo sbattimento, non va neanche sulla Luna. Okay? Nel caso di Apollo 11 è Michael Collins. Quindi abbiamo i 2 astronauti, come erano messi prima, che incominciano a prepararsi, passano dall'ombelico di collegamento tra i 2 moduli ed entrano nell'EM, ok? Nel modulo di agganciamento. Collins, il terzo, resta sul modulo di comando, viene sganciato in orbita lunare, viene sganciato il modulo di allunaggio. Qui già c'è una mitica frase, c'è Collins che guarda fuori dal finestrino, chiama Houston e dice: Houston, tutto ok, l'aquila ha le ali. Cosa vuol dire? Il modulo di allunaggio si chiamava Eagle, aquila, e la prima cosa che doveva fare era distendere le zampe, le 4 zamponi che ha sotto, per riuscire a posarsi su qualcosa che non sanno manco che cos'è, ok? Non sono mai andati, qualche sonda aveva, dai sorveglior avevano già fatto delle indagini, delle immagini, c'era stato un piccolo prelevamento di campioni lunari da parte di una missione sovietica di qualche grammo, però non sapevano veramente su che cosa si andavano a posare, ok? Quindi comincia la discesa e cominciano a scendere. Collins resta in orbita lunare, ok? Resta in orbita lunare e gli altri 2 scendono. Mentre scendono, Collins tiene sotto controllo tutto il modulo di comando, perché è lui che li porta a casa tutti, ok? Collins, come tutti gli altri che restano sui moduli di comando, a un certo punto vanno dietro la Luna e quindi non hanno più neanche modo di parlare con chi sta sulla Terra, ok? Infatti si dice che è da Adamo che un essere umano non ha accusato una solitudine tale, ok? Per almeno quei 35-40 minuti lui è da solo completo nello spazio. Ha fatto una mitica foto, che dopo vi faccio vedere, in cui fotografa la Luna e la Terra, cioè in una fotografia fotografa tutta l'umanità, le 2 persone che stanno scendendo sulla Luna e tutti gli esseri umani da sempre nella storia che hanno abitato sul nostro pianeta, quindi tutta l'umanità tranne una persona. Non esiste una persona, non esiste una persona. Allora, io spero che vada l'audio, perché adesso sto zitto un attimo e vi faccio vedere l'originale, il filmato originale, se tutto funziona, dell'allunaggio. Dico 2 o 3 cose intanto mentre succede il tutto. Spero che parta l'audio. Sì. Allora, qui avete... puoi scendere, Adamson, dicono puoi scendere. Qui avete la quota dove si trova l'EM, fra un po' li comparirà in che posizione si trova l'EM e qui c'è tutto il dialogo. Allora, parto l'allarme sta suonando dentro la cabina, ci sono Neil Armstrong e vanno troppo veloci, adesso ci torno, Neil Armstrong e Buzz Aldrin che stanno scendendo. Neil Armstrong sta pilotando in questo momento perché si è accorto che il computer li porterebbe in una zona dove si distruggono, okay? Quindi decide chi pilota lui. Buzz Aldrin intanto gli fa il countdown del combustibile, quindi lui sta scendendo, quelli lì da terra che dicono tutte quelle robe forse nato uno dietro l'altro, Buzz Aldrin gli fa il countdown. A un certo punto sono un allarme. Faccio l'assunto, poi lo vediamo, perché è così finalmente. Sono un allarme. Buzz Aldrin dice, sta suonando questo allarme, codice 1201, non ricordo più adesso se è così. E si guardano in faccia tutti quanti e dicono, vai avanti. Ma lui sta già andando avanti, perché sta andando avanti? Il computer lo sta avvisando, è fatto benissimo quel computer, il computer lo sta avvisando che c'è un problema. Però
sta bypassando tutti i sistemi e sta facendo l'unica cosa che doveva fare il computer in quel momento: continuare a dare propulsione ai motori. Quindi lui è un pilota, lo sente che Eagle sta andando e quindi continua inesorabilmente a cercare un luogo dove posare sto coso, perché dove gli stava portando il computer non andava bene, quindi sta consumando tanto carburante per raddrizzarsi, per cercare di... ok, passa qualche secondo, Holdren comincia a fargli il countdown, 8% di carburante, dovevano allunare almeno col 2% per ipotizzare di poter tornare a casa, ok? 8%, 7%, 6%, suona di nuovo l'allarme, è il delirio, lui invece inesorabilmente va avanti. Adesso vi faccio vedere come finisce. Siamo a 490 metri dal suolo lunare. Qui c'è l'allarme. Adesso sta guidando lui. Sta cercando un posto dove posarsi. Lì vedete il rendering di come sono posizionati in questo momento. Ancora 120 metri. Così, cioè 90 metri, e si stanno dirigendo verso il cratere Little West, che è il cratere a prossimità della zona d'allunaggio, a 76 metri dal suolo. Vedi che proprio sta pilotando lui, sta correggendo, sta facendo cose. Sono circa 60 metri. Dice: ho trovato un buon posto adesso, a 60 metri dal suolo, ok? Sorvola questo cratere, il fa che è diventato famosissimo, si chiama Little West. Sono a 30 metri. Sono al 5% di combustibile, gli stanno dicendo, oltre dice al 5%. Ah, nostro dice ok, vai avanti, fallo scendere, si comincia a vedere la regolite che viene spazzata via da sotto. Dicono 60 secondi di propellente e poi rimane lì per la vita, ok? Un minuto. Ma non è finita. Non ho ancora trovato il posto dove scendere. 45 secondi di propellente. Sono a 9 metri. Sei metri, 30 secondi, poi è finita per sempre, gli dicono da terra. Qua c'è la spia di contatto, adesso vi spiego che cos'è. Ok, arresto motore, sono sulla luna. Con 10 secondi di autonomia. Guardate qua. Guardate qua. Dove viene fuori? Ok, quindi pilota lui. 10 secondi, carburante quasi finito, riesce a posarla. Spiedi contatto, adesso vi dico che cosa vuol dire. Stoppo i motori, sono lì, avete sentito cosa dice? Dopo un po' dice... dice, Houston, qui in base della tranquillità, l'Aquila è atterrata. Dall'altra parte dicono, tran, avete visto, no, che c'è? E perché si chiedono, se guardate il film proprio tutto originale, adesso io l'ho tagliato, si guarda e... base della tranquillità.
se l'ha inventato lui il momento. Tutto procedura NASA, quindi non doveva dire quello. Infatti dico, tranquillity based, ok, base della tranquillità, abbiamo ricevuto. Quindi in quel momento lui decide che si chiama base della tranquillità, l'aquila atterrata, e finalmente tutti si rilassano. E a questo punto che cosa succede? Vabbè, questa è la foto che vi dicevo prima, della Luna e la Terra. Questi sono le zampe di contatto, okay? Queste sono delle zampe lunghissime, che erano lunghe più o meno 2,5 metri, che erano sotto il padellone queste sono immagini ufficiali, originali, sotto la zampa dell'Emma. Che cosa servivano? Praticamente loro non sapevano che cosa andavano a toccare, no? Quindi erano dei sensori che cominciavano a strisciare, lui sta scendendo così, scende così e poi va giù. Quindi quando incominciano a toccare danno tutti i dati, arrivano al computer, di densità, temperatura, tutto quello che potevano valutare, quindi toccano prima loro, poi lui sa che nel momento in cui posano il piattellone deve stoppare il motore, così viene fatto, per avere il combustibile necessario per poter far accendere il modulo di ascesa, perché qua sono arrivati, ma ragazzi è complicato poi tornare a casa, ok? Non avevo un minimo di combustibile, è vero che la gravità è solo un sesto, ma... Allora, che cosa succede? È il 20 luglio del 1969, sono le 22:17 minuti ora locale italiana, e per la prima volta un veicolo spaziale con a bordo degli esseri umani atterra su un altro corpo celeste del nostro sistema solare. Ok? Non è il 21 luglio, 20 luglio. Quando hanno accettato il festeggiamento quest'anno, tante testate giornalistiche l'hanno sbicchiata dicendo 50° anniversario il 21 luglio. No, è il 20 luglio. Erano le 22:17 ora locale, con cosa si sono confusi? Con Armstrong che scende dopo, è già il giorno dopo, stanno più o meno sei ore e mezza chiusi dentro questo affarino qua. Si devono preparare. Da terra gli dicono, bene, siete arrivati, adesso fate una cosa, dormite, gli dice il medico. Quindi questi si dormono, si preparano. Dopodiché inizia la discesa, complicatissima. Devono aprire questo, mettersi questa tuta, devono aprire il portellone e scendere questi mitici pioli. Allora, secondo voi questo è Armstrong? Ovviamente no, anche i complottisti hanno detto non siamo andati perché chi l'ha fotografato? Ma è ovvio che non è lui. Questo è Buzz Aldrin che scende poco dopo, ok? Lo fotografa Armstrong. Procedura NASA, non sapevano dove andavano, quindi tutto quello che veniva fatto era elencato e loro dovevano necessariamente fare quello. Le foto le fa Armstrong, punto. Non c'è una foto di Armstrong, non esiste. E lì infatti quando i complottisti sono andati dalla NASA e hanno detto siete andati sulla Luna? Va bene, fammi vedere una foto di Armstrong. La NASA gli ha risposto, ce l'abbiamo, e non ce l'hanno. È vero, non ce l'hanno, perché la macchina fotografica ce l'aveva lui. Ci sono delle immagini che fanno vedere dal filmato, perché quando loro arrivano, Armstrong, tecnologia super evoluta, tira una cordicella, si apre uno sportellino e viene fuori una telecamera che lo riprende mentre fa il primo passo. Non si vede la faccia nella ricostruzione, poi restauro del filmato si vede che lui, ma non ci sono foto. Questo è il secondo astronauta, ok? Buzz Aldrin, scende anche lui, okay? Non è solo Armstrong che va, dopo poco scende anche lui. Allora, se sentite anche lì, è un macello, perché sembrano due bambini con Basoni che dice no, spostati un po' più là, aspetta, non ci arrivo, mettiti proprio che non riesce a venire fuori da sta cosa, con sto tutone gigante, non riesce a vedersi gli scarponi, perché c'è questo casco enorme che gli dà fastidio, il modulo di sopravvivenza è stato molto più complicato da utilizzare sulla Luna che nelle simulazioni. Come potevano simulare la Luna? Ovviamente attaccato dei ganci, però non è proprio il senso di gravità, o dentro le piscine, ma essere realmente un senso di gravità è un po' più complicato. Comunque riesce a scendere e posa il mitico primo piede sul suolo lunare. E non è questa l'impronta, cioè questa è l'immagine che passa sempre dell'impronta lunare, non è la prima, è una delle tante venuta bene, ok? Comunque questo è il simbolo del fatto che ci siamo arrivati, questo è sempre Buzz Aldrin e vedete Eagle in tutta la sua totalità, questa parte, il LEM, okay, rimane sulla Luna, sono tutte lì ancora, quello che torna è questo, okay, il modulo di ascesa, non di ascensione come ha scritto qualcuno, ascensione è un'altra roba, di ascesa, okay? Quindi loro hanno il minimo di combustibile per schiacciare un pulsante, sanno che può funzionare una volta sola, se funziona bene se no restano lì, schiacciano il pulsante, si accende un piccolo retroraggio e questa cosa parte e riraggiunge
e Michael Collins in orbita lunare. Loro stanno sulla Luna 2 ore e mezza, non è una missione scientifica, dovevano vincere contro il blocco sovietico, ok? Le altre missioni poi diventano anche dal punto di vista scientifico. Loro girano per circa 2 ore in modalità extraveicolare, poi rientrano e si riagganciano al modulo di comando che li sta attendendo. Una volta agganciati al modulo di comando, che cosa succede? Succede che si ritorna verso casa, viene abbandonato il modulo di ascesa e solamente il pezzettino, il modulo di comando più il modulo di servizio, viaggiano verso la Terra, in prossimità, 70 ore di volo, tornare, in prossimità dell'orbita terrestre viene abbandonato anche tutto il non necessario, quindi ma è solo la, fisicamente la capsula che va dal pavimento che vedete qui, ok? Con dentro 3 persone, uno scudo termico e viene giù la bomba nell'Oceano Pacifico. Ok? Quindi tutto sto delirio e sono tornati a casa vivi, come è successo per tutti gli altri astronauti. Apollo 12, che è allunato, atterrato sul suolo lunare dentro il cratere, il famoso cratere Fra Mauro. Apollo 13 ovviamente non ce l'ha fatta. Apollo 12 in prossimità dell'Oceano Procellarum vicino al cratere Fra Mauro. Apollo 14 nel cratere Fra Mauro dove doveva atterrare Apollo 13. Poi abbiamo Apollo 15, diventa sempre più cioè acquisiscono più conoscenza, sanno con che cosa hanno a che fare, la tecnologia la sviluppano ad hoc per poter fare determinate cose grazie alle testimonianze degli astronauti che tornano e quindi fanno cose ancora più difficili. Per esempio Apollo 15 va ad atterrare qui proprio in mezzo agli Appennini vicino alla Rimandri, che è un orrido gigante di 400 metri di profondità, e succede anche un'altra cosa: viene portata per la prima volta una Jeep sulla Luna. Con Apollo 15 abbiamo la prima Jeep lunare, un po' di difficoltà, viene sistemata anche questa nelle missioni dopo, ma perché ovviamente sono sulla Luna, emozione incredibile, c'è ancora la Jeep, senti super bomba, no? Però dove andava fino mi sembra 13-14 km orari, in realtà non vanno a più di 4 km orari, ma neanche, perché è già 4 km orari che tutte e 4 le ruote stiamo giù, è un lusso, ok? Però possono incominciare a esplorare zone sempre più vaste. E poi fanno questo esperimento. Questo per gli studenti. Allora, qui abbiamo l'astronauta che dice, si mette davanti alla telecamera e dice adesso facciamo un esperimento, proviamo che Galileo Galilei aveva ragione. Io ho in mano un martello da geologo, non so così il martello da geologo, e una piuma. Ok? Adesso li farò, li lascerò contemporaneamente e vediamo che cosa succede. Adesso li lascio andare. Voilà. E la piuma e il martello arrivano giù nello stesso identico momento. Okay. Siamo in assenza di atmosfera. Dobbiamo confutare questa roba, fammi questo esperimento sulla Terra. Siamo in assenza di atmosfera, ok? Quindi non c'è attrito con niente. E quindi gli oggetti cadono tutti alla stessa velocità e arrivano al suolo nello stesso momento. Okay? Quindi fa la prova che già Galileo aveva ragione. Poi abbiamo Apollo 16 con il modulo di comando Casper e il modulo lunare Orion, che arrivano in una zona abbastanza devastata della Luna, molto particolare dal punto di vista geologico, come anche succede per Apollo 17, su questo ci vado veloce perché abbiamo già parlato di un po' di tempo con Apollo 11. E con Apollo 17 qui andiamo a finire in Taurus Litro, che è una zona anche questa incredibilmente sconnessa, molto sconnessa, siamo in mezzo a queste montagne qui, questo qua è il mare della tranquillità, è il mare della serenità. Okay. Quindi per capirci Apollo 11 era qua, più o meno qua. Okay. Bene, quindi abbiamo l'Apollo 1 inizia l'avventura, anzi ancora prima con Mercurio e Gemini, poi arriviamo all'Apollo 11, per la prima volta l'essere umano si posa su, non con poche fatiche, sul suolo di un nuovo di un corpo celeste
che non sia il pianeta Terra, e da lì iniziano le missioni sempre più evolute, sempre più complicate, con permanenza sul suolo lunare sempre più lunghe. Le EVA diventano devastanti. Nell'Apollo 17 gli astronauti non stanno 2 ore sul suolo lunare, ma ci stanno quasi 3 giorni, okay? Quindi pensate all'altro matto che gira da solo. Vengono presi sempre più campioni, vengono studiate rocce, diventano missioni proprio scientifiche dal punto di vista geologico anche. Vengono prelevati diversi campioni. Con la prima missione viene preso qualche chilo, abbiamo centinaia di chili presi dalle altre missioni, per un totale di circa 400 chili di rocce lunari. Quindi ne hanno fatte di tutto, e sono andate tutte benissimo. Tutte hanno avuto qualche problemino, ma sono sempre stati tutti risolti. Col dicembre del 1972 le missioni Apollo finiscono, okay? Non ci sono più missioni verso la Luna per la missione Apollo, perché tutti i soldini, ed erano tanti, che sono stati investiti per la missione Apollo dal 1972 vengono investiti per altre cose. Non so se vi ricordate cosa stava succedendo nel 72, ma c'è la guerra in Vietnam, ci sono tante altre cose che devono essere gestite con i denari, e quindi ormai quello che devono fare l'hanno fatto, hanno battuto il blocco sovietico, hanno conquistato la Luna e sappiamo tantissime cose. Andarci è complicato, andarci è veramente pericoloso, la possibilità di perdere degli esseri umani è altissima, e quindi da lì si è abbandonato un attimo l'idea di andarci, e ad oggi sappiate che è stato dichiarato che ci si tornerà, ma ci si tornerà per un progetto molto più all'avanguardia, cioè il raggiungimento di Marte, okay? Cioè non c'era neanche più in questi anni lo scopo di un rischio così grande, cioè perché devo andare a analizzare il suo sasso? Sappiamo, abbiamo mucche di campioni sulla Terra, con le sonde spaziali possiamo fare delle indagini incredibili. Queste sono le foto del Lunar Reconnaissance Orbiter, fa dettagli di 50 metri, anche meno, quella sonda spaziale, anche di 20 metri, quindi perché rischiare la vita e portare esseri umani ancora là? Se ci andiamo, ci andiamo per un valido motivo. Il valido motivo adesso c'è: la costruzione di una stazione spaziale internazionale lunare, e da lì la missione per Marte, ok? Questo, con queste concludo, sono le foto vere del Lunar Reconnaissance Orbiter del 2009, che fa vedere, questo qua siamo in Apollo 11 se non mi ricordo male, sì, questo è il Carter West, questo è il LEM fotografato dallo spazio, che è in orbita attorno alla Luna, e queste strisce, queste striscioline che vedete sono i passi che hanno fatto nella regolite gli astronauti. Questa è la mitica camminata che fa Armstrong verso il cratere e poi corre indietro di corsa per andare, per tornare a casa. Avete visto il film First Man? Ecco, non voglio spoilerarlo, succede la stessa cosa, qui lui fa qualcosa, non lo dico per non spoilerarlo, e torna indietro. Lui ha fatto veramente questo, ma non sappiamo se ha fatto veramente quello. Ok. Per non... queste sono le immagini fatte dal Lunar Reconnaissance Orbiter di tutte le zone d'allunaggio, da Apollo 11 a Apollo 17, 13 ovviamente mancante, e vedete che le zone di esplorazione aumentano sempre di più, gli esperimenti aumentano sempre di più. Infatti qua siamo a scala di 50 metri, qua già con la Apollo 17 di 100 metri, che con la Jeep riescono a coprire, fanno mi sembra un 35 km di escursione con la Jeep lunare. E, detto questo, io vi ringrazio, vediamo se ci vediamo. Quella che la signora sta aspettando, che tipo di combustibile hanno usato per l'allunaggio? Allora, quello che è stato utilizzato è un combustibile liquido di cui non conosco i dettagli nella precisione. Sapevo che mi veniva fatta questa domanda, mi sono preparato di là un foglio dove ci sono i dettagli chimici del propellente liquido che è stato utilizzato. Dopo glielo faccio vedere. Allora, la signora che aspetta, posso rispondere alla signora che aspetta? Dov'è il signore? No, facciamo già la domanda. E come si fa quella cosa? Si fa lì sul posto. Da nessuna parte.
procedura NASA, la NASA si è inventata un sacchettino con un ambaradero sopra, con l'adesivo, tu dicevi scusate ragazzi, aprivi la tuta, ovviamente quando volavano non avevano quel tutone, quello tutone perdeva, cioè l'involucro esterno, la tuta spaziale che hanno sopra, quelle, hanno un pallone, una calzamaglia, una tuta spaziale, poi sopra c'è lo scafandro, quello gigante per uscire. Posizionavano nella zona interessata questo adesivo, questo sacchettino, perfetto, ma loro sono in assenza di peso, cioè loro stanno viaggiando a 28.000 km in assenza di microgravità, no? Quindi devi attaccarlo bene, perché se qualcosa fuoriesce poi gli amica nella cosa. In più cosa succede? Se tu la fai, sei in microgravità, quello che fai va giù, dov'è giù? C'è giù, ok? Quindi la procedura NASA prevedeva che il sacchettino avesse un buco per infilare il dito, ovviamente c'era un guantino, infilavi il dito e lo spingevi giù e poi sigillavi, chiudevi, mettevi nome, cognome, data e tutto e te lo tenevi lì perché doveva essere portato a terra per essere analizzato. Era la prima volta che degli esseri umani facevano una cosa del genere, lo studio delle feci ti dice un mucchio di cose. In più ipotizziamo anche di poter tirare giù il finestrino e lanciarlo fuori, ipotizziamo, ok? Stai viaggiando a 28.000 km orari nel vuoto, quindi se tu butti fuori il sacchettino resta lì, non è che se ne va, e viaggia con te a 28.000 km orari. Se vuoi 3 giorni che viaggi, siete in 3, arrivare in orbita lunare con dozzina, il giorno non era il massimo, no? Quindi si invertevano. Ci sono anche un'altra domanda? Durante quelle 6 ore passate sul Ben, cosa hanno fatto precisamente? Che ne so, non c'è. No, se guardi i filmati sostanzialmente si preparano. Allora, i medici, loro sono monitorati da terra, i medici sono stressatissimi nel momento in cui riescono a posarsi. Quindi il medico gli dice che devono riposarsi assolutamente. In realtà loro sono in un ambiente pazzesco e si preparano. Cominciano a concentrarsi e a ripassare la procedura che devono fare per aprire quel portellone che li separa dall'ignoto, ok? Infatti c'è la mitica scena, forse ce l'ho, vediamo se la recupero al volo, credo di sì. I video che avete visto sono tratti da Moonscape, dove l'ho messo, primo passo, dov'è? Primo passo, da Moonscape, che è un'opera colossale che ha portato a termine Paolo Attivissimo con altre persone che lo hanno aiutato, che sono questi filmati originali rimontati ad altissima definizione. Qui abbiamo la discesa, se non sbaglio, di Armstrong, quindi lui si deve preparare per fare questo che adesso vedi. Cioè lui deve scendere quegli scalini e posare il piede su qualcosa che non sa che cos'è. Okay. Infatti lui esce e dice sto per scendere, qua ha già tirato fuori la telecamera, la cinepresa che lo sta filmando mentre scende, comincia a scendere gli scalini, si è agganciato con un moschettone a una corda. Sempre per il solito motivo, non sa su cosa si poserà, quindi se c'è qualche problema poi si ritira su. Stanno verificando una cosa fondamentale, che le riprese arrivino a terra, perché tutto il mondo li sta guardando, ok? Quindi c'è il segnale forte e chiaro, adesso puoi procedere e incomincia a scendere le scalini. Ok, salto perché adesso non ci interessa. Adesso lui guardate cosa fa, è in fondo alla scaletta, controlla che le zampe siano un po' appoggiate, non siano sprofondate, e qua dice la mitica frase: è un piccolo passo per l'uomo e un grande balzo per l'umanità. Prima di fare questo, guardate cosa fa.
Dice, bene, vedo che le zampe sono infossate, però solo di 1-2 cm, mi sembra che si possa fare. Si capisce il problema della regolite? Capisce già da guardarla che questo è un terreno finissimo, una polvere finissima, sarà un macello per la strumentazione, le tute? Perché quella polvere finissima è anche più scura, quindi surriscalda le tute, rimane appiccicata, non puoi togliertela dalla visiera perché ti graffia tutta la visiera, quindi... Vedete che c'è la corda, è legato, non sa bene neanche lui cosa deve fare, si guarda in giro e finalmente fa il saltino e dice la mitica frase. In realtà lui poco prima fa già un salto e poi si ritira su subito e dice, boh, sembra che tenga, e allora poi per tutti fa questa scena qua. Okay. E dice questa mitica frase, ovviamente gli era stato detto di dire questa mitica frase. Dalle missioni successive tutti si inventano qualcosa. Il comandante Conrad della missione Apollo 12 è fantastico perché arriva, scende, mette il piede sulla Luna e dice a tutti in mondo visione, sarà stato piccolo per Nils, ma per me è un grande passo. Quindi si prendono anche abbastanza in giro. C'è qualche altra domanda? Qualche curiosità? Vi faccio vedere l'ultima cosa. Sì, sì. Poi dopo ci salutiamo. Se vi capita di volerlo scaricare, sbagliato. Dovrebbe essere questo. Ci salutiamo con queste immagini, spero di aver azzeccato il video giusto. Ovviamente l'ho sbagliato. Scusate. Scusi. Dimmi intanto. Da lì tiene caldi o freddi? Luna visita. Chi è? La tuta? La tuta che ha addosso. Sta parlando. Ah, lei. La tuta li tiene... Perché sono al sole, no? Ah, assolutamente, però dentro loro sono acclimatati nel migliore dei modi. Quindi c'è una frigorifera addosso? Praticamente sì. Dipende, perché la parte in ombra in realtà è incredibilmente al freddo. Sono termostatati a una temperatura che gli dà la possibilità di lavorare. Ma è molto faticoso. Vedere delle parti perché è pazzesco, per esempio questo qua se non sbaglio è stato una parte. 9, ignition sequence start, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ci mette quasi 10 secondi a lasciare la rampa di lancio, la potenza dal peso che ha. Blu che vaga lì nel nulla e messa tutti lì.
dovremmo prendercene forse un po' più di cura, però quello abbiamo e quello da tenerci. Grazie. Io vi do solo questa informazione, più lui lavora all'Osservatorio Astronomico della Valle d'Aosta, noi come Polaris siamo amici di questo osservatorio, ci andiamo tutti gli anni, se voi volete andarlo a visitare, Paolo tiene delle bellissime visite guidate, sia diurne che notturne, dell'osservatorio, quindi potete andare a trovare. E se volete visionare le sue bellissime foto, lui può anche autografarle quindi fuori. Grazie. Ci vediamo il 30 novembre, sabato 30 novembre, al prossimo appuntamento. Grazie.